qua vogliamo noi chiamarlo, per esempio, non so, Kikibu. Allora questi sono piedi di difensore, movimenti che tutti conoscete, che loro adesso faranno, attacca col piede interno la sedia che rappresenta il difensore, palla e piede fuori, recupero del pallone. Questo è quello, il movimento di chi va nei venti, che tutti conoscete, è inutile che lo facciamo vedere. Mi serve ad aggiungere un altro movimento. Questo si fa a destra, a sinistra, a destra, a destra, in giro. Andiamo sul concetto, sull'altra sette, diamo un concetto. Tutti gli arresti che vengono fatti in palleggio, dentro l'area, vicino al canestro, sono interno e esterno. Poi vedremo che tutti gli arresti che vengono fatti dentro l'area senza palla sono al contrario, sono esterno e interno. Qua vogliamo attaccare il palleggio, dobbiamo dare la regola che si fanno arresti in palleggio, vicino al canestro, dentro l'area, devono essere interno e esterno. Interno e esterno. Finta, passa e tiro. Su finta, passa e tiro, gli diciamo che vogliamo una finta violenta, credibile e rapida. Violenta, credibile e rapida. La palla va su, il ginocchio va verso il basso, noi gli diciamo porta giù il sedere. La finta e il sedere va giù. Invece come vediamo, ci tende a fare sabato 7 volte passa il tiro, non è riuscito a battere il suo difensore. Perché? Perché oltre palla su, il segnale di questa sedia non è la sedia, è un difensore. Quello che vogliamo, dopo aver incrociato oltre il pallone della difesa, è aver nascosto la palla del difensore e allontanarci da qua. Se io gioco, passo il tiro qua, la difesa non lo fa. Sulla palla, sul sedere, palla nascosta, ma che mi consente di stare in equilibrio, non qua, ma qua, attacco lontano la difensore e tu, chi ti stai, passo il tiro. Non mi fa di nuovo qua, non mi serve. Ok, vedete che fanno tutti lo stesso errore, la fanno un giorno e lo facciamo. Loro palleggiano sul posto e tu. Il movimento corretto per chi ti stai, Kiki Mu, non so come chiamare, è palla fuori, piede fuori, contatto con la difesa, palla fuori, piede